Paolo, Letizia, oggi è un giorno straordinario, queste inaugurazioni. Un giorno molto speciale. Importantissimo, inauguriamo la nostra macelleria, la macelleria di famiglia, per un futuro tutti insieme. E speriamo che riusciamo a soddisfare tutti i gusti di tutti quanti. La carne c'è, la simpatia pure, vedete, ci ha trovato. Anche Letizia è in divisa, quindi anche lei vi darà una mano, insomma. Certo. Beh, sicuramente quando da Rimini mi sposto a Roma ogni settimana, l'unica cosa che voglio fare è star con lui, quindi lui lavora e io lavoro. La faccia di chi ne dice al contrario. Senti, quanto è stata importante la visibilità che hai ottenuto grazie al Grande Fratello per realizzare questo sogno? Perché sappiamo che è un sogno che avevi e non l'hai cambiato, cioè sei una persona che ha mantenuto la sua costanza nel suo percorso. Sognavi questo e questo hai ottenuto. Questo era un progetto che era da fare fra un paio d'anni, però giustamente grazie alla popolarità, comunque sia al programma, ho cavalcato l'onda e l'ho aperto il prima possibile, perché era giusto farlo, secondo me. Era il passo da fare. Senti, ma come vivete questa storia a distanza? Ma tu non vieni a Roma, quando ti trasferirai a Roma? Che Paolo ha detto, vuole mettere su famiglia, questo è un primo tassello. Già ce l'abbiamo, già. Abbiamo tutto tanti scritto. Progetti insieme, ma siamo consapevoli entrambi, esatto, che ancora è presto per andare a convivere, scegliere una città per forza. Faccio un lavoro che mi permette di potermi spostare, ci vediamo 4 volte a settimana, paradossalmente ci vediamo più vivendo a distanza, esatto, che se stessimo nella stessa casa. Poi quello che vivrà vedrà, nel senso, esatto, più avanti sicuramente faremo delle scelte in base anche al lavoro dove lo porterà, perché c'è anche un progetto magari più avanti di aprirne un'altra, esatto, di macelleria. Chissà, qua forse arriva. Magari in Romagna. Senti, oggi non ci sono i tuoi amici del GF, però c'è un messaggio bellissimo che ha postato Maddaloni sui social. Ti ha fatto degli auguri davvero speciali, ha detto fratello, ha usato parole bellissime per te. Infatti lo ringrazio, Marco è uno di quelli che mi ha aiutato a ideare il progetto, comunque sia a prendere la decisione e farlo e a rischiare, quindi gli posso dire solo grazie. Sentite, per entrambi, quali sono i rapporti che state continuando a coltivare di più dopo questa esperienza al GF e chi è che vi ha deluso un po', magari? Guarda, chi ci ha voluto bene nella casa sono quelli che ci vogliono bene fuori, quindi non è cambiato niente. Chi non aveva rapporto prima è uguale, non è cambiato niente. Sì, più o meno la stessa cosa. Diciamo che con alcuni ho legato particolarmente di più, come può essere Angelica e Perla, e altri mi hanno deluso, sì, ma non è importante fare nomi. Esatto. Ecco, sentite, un ultimo commento su questa Beatrice opinionista insieme a Cesare. Cosa vi aspettate? Vi aspettavate che arrivasse lì? Era il suo obiettivo? Ce l'aspettavamo. Assolutamente sì. E in bocca al lupo. In bocca al lupo, esatto. Bea. Perfetto, grazie ragazzi.